Buona giornata a tutti e soprattutto ai nostri rappresentanti in secondo luogo. Chi è che ha detto che la giustizia non funziona? Sbagliato. Quando c'è di mezzo la Lega, quando c'è da colpire la Lega, la giustizia è efficientissima. Efficientissima. Basta che ci sia di mezzo la Lega. Io sono uno tra quelli che sono quei 40 banda armata. Noi non abbiamo mai toccato una persona con un dito, non abbiamo mai colpito le proprietà altrui, noi abbiamo sempre fatto delle manifestazioni civilissime, siamo maestri di civiltà, siamo maestri di diritto civico, non abbiamo mai toccato nessuno. Banda armata. Vi rendete conto? Sono quasi 18 anni che siamo nel tritacarne della magistratura. Berlusconi, anche lui, ma lui è pieno di miliardi, noi non ne abbiamo, a noi non ci tolgono niente. Perché la magistratura vuole colpirci? Perché siamo banda armata? No, per le nostre idee. Sono le idee che fanno paura. Noi fatti. Sono le idee che temono. Sono le idee a cui fa paura. Questa è la realtà. Non quello che noi rappresentiamo. Le nostre idee. E le nostre idee parlano chiaro. Casa nostra vogliamo essere padroni noi. Magistrati nostri. Prefetti via. Non vogliamo prefetti a casa nostra. Via. Maestri, scolari, vogliamo gente nostra, le case ai nostri lavoratori, che sono loro che le hanno pagate. Questa è la vera giustizia. Chi non ha, quando un popolo non sa farsi valere, è un popolo che è soggetto a altri. Altri decidono per questo popolo. Noi dobbiamo ritornare a essere padroni in casa nostra. Ma vogliamo rappresentanti, non che siano bravi ad amministrare. Sono rappresentanti che sono come degli arieti che devono sfondare, che devono tagliare quelle catene che ci lega a Roma. Questo io voglio ai miei rappresentanti. Amministratori siamo bravi, ma voglio questo. Quando si parla di immigrazione, quando ho visto che hanno il ministro dell'integrazione, ho visto quella signora, io non ho niente contro quelle signore, per l'amore del cielo, ho detto adesso arriveranno a migliaia, è quello che sta succedendo. È il Ministero dell'Integrazione, quello è il Ministero della disintegrazione del nostro popolo, delle nostre idee, della nostra civiltà, dei nostri diritti. Disintegrazione. Questo è. Noi dobbiamo tornare alle nostre radici, alla nostra identità, alla nostra cultura, che è una diversità da altri partiti, che è una diversità che noi dobbiamo trasmettere, divulgare, far capire prima di tutto cosa significa essere veneti, cosa essere padani. L'ho detto a Vicenza. Noi siamo padani, io sono padano. Non esiste un nord del Brasile, esiste l'Amazzonia che dipende dal Rio delle Amazzoni. Qua esiste la Padania perché dipende dal Po, del Po, popolo padano. Questa è la realtà. E soprattutto quando sento gente dire ma siamo smariti. Tu sei smarito, io non sono smarito. Tu sei smarito, io non sono smarito. Io non ho paura. Io faccio paura, ma non per frego, per le mie idee. Tu, Roma, governo centralista, hai paura delle idee del nord, per quello colpisci il nord. Stalin adoperò la magistratura per colpire i suoi avversari, l'hanno fatto con noi. Adesso ho visto i telegiornali nostri, delle nostre, ho visto me là seduto sul banco del tribunale. Eccoli, ci sono le elezioni, bisogna colpire ancora la Lega. Chi ascolta quella gente lì si è già venduto, si è già consegnato al potere, si è già consegnato a quella gente, ha tradito il suo popolo. Grazie.